c'è una grande burocrazia fuori dal nostro lavoro che ci impedisce di farlo e di ottenere le informazioni che vogliamo, ma c'è anche una burocrazia dentro di noi, cioè tra i giornalisti, dentro le testate, dentro le redazioni c'è molta burocrazia, dentro un giornale c'è una burocrazia enorme, bisogna proporre un pezzo al vice capo servizio che lo pone al capo servizio, che lo pone al capo redattore, che lo porta in riunione, che poi lo richiama il collaboratore. C'è un'enorme burocrazia per cui anche nei giornali, io parlo di un quotidiano, si lavora come se, non dico come se non ci fossero i computer, ma quasi. C'è ancora una modalità, un modello di lavoro come se fosse la vecchia carta stampata, no? E c'è anche una burocrazia nell'organizzazione dell'ordine dei giornalisti. Questo me l'ha raccontato un amico, si chiama Emilio Torsello, che è direttore e fondatore di questo giornale online che si chiama Diritto di Critica e anche di Formidia, cooperativa di servizi giornalistici, cioè problemi che ha dovuto affrontare per aprire un giornale online, no? Appunto sempre per sfatare un po' l'idea che con internet è tutto semplice, l'informazione diventa semplice, no, rimangono una serie di barriere anche prodotte da noi stessi, cioè dall'ordine dei giornalisti. Per creare questo giornale, mi ha raccontato Torsello, abbiamo penato davvero tanto. Abbiamo iniziato con le nostre poche forze, versando più di 300 euro solo di marche da bollo, perché tu fai un giornale diretto di critica.com, devi versare 300 euro di marche da bollo, quando non di più, e 300 euro sono davvero tantissimi per un'azienda che parte, che si prefigge di fare formazione. Poi un giorno arriva una lettera del Ministero dello Sviluppo Economico che ci avverte che sarebbe stata un'ispezione. Poco dopo ci siamo trovati con 19 pagine di verbale e la possibilità di avere un'ingente multa perché non abbiamo fatto dei contratti a progetto. Lo Stato parla sempre di start-up, ma è impossibile andare avanti e fondare qualcosa di nuovo in un ambiente così. Altri problemi in tribunale, perché la testata va registrata in tribunale, anche se online devi andare in tribunale, anche lì la rivoluzione digitale non è arrivata. Quindi devi andare in tribunale. Lui è dovuto andare 3 volte, causa orari dipendenti lentissimi, ci hanno addirittura fatto copiare a mano un modulo su un foglio protocollo, questo al Tribunale di Roma, sezione informazione e stampa, una delle peggiori esperienze mai fatte, dice Torsello, alla faccia insomma di cambiato tutto con internet, informazione aperta e libera per tutti. Noi abbiamo l'ordine dei giornalisti che è una cosa abbastanza, un unicum, no? C'è un dibattito aperto pro o contro da anni dentro l'ordine tra i giornalisti, ci sono credo decine se non centinaia di proposte di legge per cancellare l'ordine dei giornalisti, fare in modo che il giornalista chiunque fa il giornalista e non chi si iscrive a un albo eccetera, addirittura Massimo D'Alema, c'è una proposta di Massimo D'Alema che è giornalista per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, c'è un grande dibattito. Su questo l'ordine dei giornalisti, come sapete, nasce nel 63, ma viene inventato per la prima volta nel 25 con la legge sull'organizzazione dell'attività giornalistica, che prevede appunto un ordine dei giornalisti, mai diventato operativo durante il regime di Mussolini. Il Regio Decreto del 28 istituisce l'albo professionale dei giornalisti presso ogni sindacato regionale fascista dei giornalisti, eccetera. Quindi nasce in quel periodo, Mussolini era giornalista, era consapevole dell'importanza del loro contributo all'edificazione dello Stato totalitario, quando istituì il sindacato fascista dei giornalisti, gratificò la categoria con privilegi, premi e garanzie. Noi prendiamo una specie di 14esima a giugno, che non è la 13esima, un po' più piccola, perché era il premio che Mussolini dava ai giornalisti per fargli fare le vacanze con la famiglia a giugno. I giornalisti godevano di un mese di ferie, noi abbiamo più ferie della media, insomma. Qui sono una serie di privilegi, nascono da lì e l'ordine dei giornalisti nasce in quel contesto, ovviamente non ha questa funzione, però ha un controllo disciplinare sui giornalisti che a seconda di molti, parere di molti, anche parlamentari, è una forma di controllo sulla libertà di espressione dei giornalisti. E poi c'è molta burocrazia. Dino Cofrancesco, che è uno storico che ha collaborato col Corriere della Sera, col giornale, vari testate, racconta questa cosa che mi aveva fatto ridere, e la burocrazia per rinnovare l'iscrizione all'ordine regionale della Liguria, gli hanno chiesto di compilare l'elenco di tutti gli articoli pubblicati negli ultimi 3 anni, le testate che li hanno pubblicati, per un grafomane come me, scrive lui, significa la perdita dell'intero pomeriggio,
La richiesta mi è parta sconcertante, persino l'ordine giornalista assume il modello vecchio stato borbonico con i suoi timbri, le carte bollate, venute a perdere tempo. E poi appunto altrove si regolano in altro modo, questo vuol dire io non ho una posizione, poi, cioè, è un dibattito aperto, anche perché appunto in altri paesi non c'è un ordine, non c'è un albo. In Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Regno Unito non è considerata una professione come il medico, come il notaio, come l'avvocato, come il magistrato. In Belgio, Francia, Norvegia e Portogallo è un'attività professionalizzata, ma l'abilitazione è affidata a organizzazioni, associazioni di giornalisti. Appunto, in Francia è regolamentata la norma di legge con rilascio di un tesserino, ma non esiste un ordine professionale. Giornalista, secondo il codice del lavoro francese, è colui che ha per professione il giornalista. In Germania è uguale, ci sono dei sindacati, diciamo, che tutelano il giornalista come lavoratore, ma non la professione. Questo vuol dire che non ci sono meno barriere per chi deve entrare, per chi vuol fare il giornalista, no? C'è un po' una corporazione quella dei giornalisti. Anche nel Regno Unito e in Irlanda la professione non è sottoposta ad un controllo normativo. Portogallo invece ha un ordine dei giornalisti, insieme all'Italia, diciamo, è l'unico paese europeo che ha una corporazione di questo tipo, anche lì nata in un contesto politico e storico simile. E questo appunto ha delle conseguenze sulla facilità di ingresso nel giornalismo, ma ha anche altre conseguenze, perché ad aprile è passato questo disegno di legge che prevede il carcere per chi esercita abusivamente la professione di giornalista. E il carcere è già previsto per i giornalisti, quindi già in Italia non è che si brilli per una legge particolarmente democratica, no? Cioè, si può andare in galera, ma addirittura si va in galera se uno, secondo l'ordine, fa il giornalista senza essere iscritto all'ordine. E chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è chiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a 2 anni, con la multa da 10.000 a 50.000 euro. Questo è passato, se passa alla Camera ci saranno dei rischi, insomma la cosa è stata denunciata, ad esempio in un articolo, adesso non ho messo lì, ma l'Ordine dei giornalisti aveva denunciato nel 2012 una web TV, alla Procura aveva denunciato una web TV per abuso della professione, perché facevano dei video su argomenti di tipo che potevano essere considerati dei video giornalistici, e quindi per l'ordine era un abuso della professione. Se passa questa legge, chi fa una web TV può andare in galera. Quindi, diciamo, l'ordine, parlando di burocrazia, diciamo, rappresenta anche una burocrazia interna a noi stessi. E poi, come vi dicevo prima, i giornali, specie i grandi giornali quotidiani, sono rimasti legati a un modello di lavoro ottocentesco. Digit 2014, che è, diciamo, una conferenza annuale sul digitale, ha fatto una ricerca da cui è emerso proprio questo, cioè una rigida divisione fra lavoro giornalistico e attività tecnica su internet, e adozione di gerarchie tipiche della carta, della cultura della carta, no? Con l'insieme di valori, di rapporti gerarchici e di pratiche che hanno dominato il processo di produzione giornalistico agli inizi del Novecento, quindi domina ancora questo modello. Nella stragrande maggioranza delle redazioni il digitale è considerato come uno strumento tecnologico più che come un modo nuovo di fare giornalismo. La tendenza sembra essere, insomma, quella di preservare le funzioni giornalistiche tradizionali e di evitare una contaminazione. Per esempio, noi al giornale la redazione internet è separata dalla redazione nostra cartacea. Lavorano persone che non lavorano nella redazione cartacea. Noi facciamo dei pezzi per il sito, però siamo sostanzialmente due giornali diversi. Al Corriere c'è un'integrazione. Corriere.it è integrata alla redazione economica, ma le altre no. Mi raccontava un amico che lavora al Corriere.it, dice loro, quelli del vecchio Corriere ci considerano così, gli smanettoni, i ragazzi che mettono i video. E quindi c'è ancora una distinzione dentro i giornali fra i veri giornalisti, quelli che fanno la carta,
e i giornalisti online che insomma si divertono con i video, ma questa cosa insomma sta cambiando molto lentamente e deve cambiare per forza, perché il modello vecchio dei vecchi giornali sta morendo, cioè dal punto di vista economico i giornali vecchio stile sono sempre più in difficoltà. Dice Beppe Smorto del responsabile Repubblica.it: in pochi anni saremo finiti se non riusciremo a far capire ai nostri lettori che il prodotto su internet non può essere gratuito, quindi bisogna trovare un modello nuovo su internet che è per forza il futuro, perché quello cartaceo sta morendo, però che si regga in piedi, perché per ora non si regge in piedi. Il problema appunto è digitale, chi paga il giornalismo digitale, il giornalismo professionale online? Queste sono le tre fasi del giornalismo online, dei quotidiani online in Italia. Anni 90 il formato web era la copia del cartaceo, alcuni giornali mettevano proprio il PDF della prima pagina del giornale, proprio la riproduzione digitale del giornale cartaceo. Negli anni 2000 cominciano a nascere giornali online che sono pensati solo per l'online, nascono giornali online solo online che non sono la versione digitale dei giornali digitali, dei giornali cartacei. Fase 3 dal 2007 in poi, prodotti diversi, uno per l'ambiente digitale e l'altro i vecchi giornali di una volta, quelli che facciamo ancora. Però vedete, c'è questo problema, cioè il giornale online aperto, gratis, ha un bacino di lettori molto ampio, cioè i giornali cartacei vendono più o meno 4 milioni di copie in un giorno, i lettori dei giornali online sono 11 milioni, questi però sono lettori che non pagano. Finora il giornalismo si è retto su professionisti con uno stipendio e lettori che pagano il giornale e che tengono in piedi pagando il giornalismo professionale con la pubblicità. Cadendo invece questo mercato, si è creato il mercato dell'online, che è però un mercato gratuito, da cui è difficile tornare indietro ormai. Prodotti invece a pagamento, cioè giornali che ti chiedono un abbonamento, parliamo di 1 milione di lettori al giorno, quindi un quarto dei lettori della vecchia carta stampata. Quindi il modello web è vero che raggiunge un sacco di persone, però un sacco di persone gratuite, e un mercato non si regge in piedi sul gratuito. Questo è una cosa che sta drammaticamente investendo i giornali. Matteo Bartocci del Manifesto.it fa un ragionamento che secondo me coglie questo aspetto. Cioè i siti italiani dei quotidiani sono completamente diversi dagli altri siti dei quotidiani del mondo. Sul Guardian.uk non ci sono le gallery di Belen che fa la spesa col sedere, che si vede il sedere, o la Limaletto, eccetera. Quelle sono fatte per avere dei click, perché i giornali non sanno come portare, reggendosi solo sulla pubblicità, perché il lettore online non paga, cercano di far arrivare gente, quindi fa scadere il prodotto così. Ma è una strategia, dice Bartocci, molto italiana, che ha poca fiducia nel pubblico e, puntando tutto sulla quantità di traffico, abbassa la qualità e soprattutto addestra milioni e milioni di persone a pensare che quel contenuto è gratuito, cosa che non è vera. Che come ogni editore sa, la spesa sul digitale ci sono, mentre il lettore è abituato a credere che su internet è tutto gratis. Non so come torneranno indietro gli editori, cioè quando caleranno i ricavi pubblicitari da internet, che cosa faranno? Cominceranno a far pagare, ma hanno addestrato proprio i grandi giornali, milioni di persone, a pensare che lì vai 10 minuti, leggi le notizie, te ne vai e non esiste che paghi qualche cosa. Quindi è stata una scelta editoriale di corto respiro. E penso che gli editori italiani abbiano sbagliato completamente la strategia sul digitale, non lo dico con arroganza, ma perché secondo me è abbastanza oggettivo, quando come un po' di anni fa tutti i quotidiani facevano i gadget, i DVD e le enciclopedie, e aumentarono le copie dei giornali, sembrava che non facevi un DVD in edicola, non vendevi il giornale, ha funzionato, ci guadagnavi, facevi un sacco di soldi, in realtà in tanti anni hai svalutato il prodotto, hai svalutato la redazione, abituato al lettore a pensare che il quotidiano fosse l'allegato del film o del DVD. E quel modello si è disintegrato. E secondo me è anche perché in Italia non ci sono degli editori, cioè in Italia ci sono proprietari di giornali
che hanno comprato dei giornali perché gli serve per avere un'influenza sulla politica, però fanno i soldi altrove. Corriere della Sera è emblematico, ci sono banchieri, grandi compagnie di assicurazioni, grandi gruppi industriali, che non è che fanno il Corriere perché fanno i soldi col Corriere, lo fanno perché è un salotto dove si decidono molte cose, e dove è importante stare se sei un grosso imprenditore, però questi sono imprenditori, non so, delle banche, imprenditori delle scarpe, come Diego Della Valle, e quindi non ragionano da editori e non hanno capito niente del cambiamento che sta succedendo in editoria col digitale. Quindi hanno visto i siti e hanno detto, vabbè, facciamo anche i siti, ma non hanno, sono fatti travolgere da quest'onda, hanno dato tutto gratis e adesso si trovano che non sanno più come guadagnare, come tenere in piedi i giornali. Perché una volta che tu fai, c'è la bancarella e dai le arance gratis, poi dal giorno dopo è difficile che le metti a pagamento. La gente dice, ma ieri erano gratis, perché adesso me le fa pagare? Quindi i non editori italiani, che sono imprenditori di altro genere, non hanno capito niente dell'editoria digitale, adesso paghiamo le conseguenze, soprattutto noi, nel senso che prepensionano i giornalisti, perché non hanno più i fondi che prima avevano. Ci può salvare questo citizen journalism, cioè il giornalismo che fanno i cittadini? E qui è un po' come il giornalismo del data journalism, no? Cioè è un grande slogan affascinante, che però non si è ancora capito bene che cosa porterà, se è una moda, una cosa bella da dire nei convegni o nei festival, ma cosa c'è dietro non si è ancora capito. In Italia le piattaforme, non so quante ne conoscete voi, sono queste tre: KL, Agora Vox e Blasting News. Io non so quante di voi l'abbiano mai sentito parlare. E sono i tre più grandi piattaforme di giornalismo, citizen journalism. C'è stata anche una TV, Citizen TV, cioè fatta coi video dei telefonini mandati dalla gente, si chiama Current TV, lanciata da Al Gore, da un network di Al Gore qualche anno fa, che ha chiuso. Quindi sembra un altro modello che non funziona, che non si regge in piedi, che non produce utili. Anche se RCS, il Corriere della Sera, hanno comprato proprio quest'anno YouReporter, che è proprio una piattaforma di giornalismo partecipativo, giornalismo dei lettori, e l'ha pagata 2,5 milioni di euro, cosa che ha fatto imbestialire il comitato di redazione del Corriere della Sera, perché è 100 volte il valore di YouReporter. I giornalisti del Corriere dicono, ma non mettete i soldi nella vecchia redazione e comprate una cosa che non produce utili. Però insomma, questo fa pensare che RCS abbia idea che il giornalismo, il citizen journalism, possa essere una strada. Questa KLL, vediamo rapidamente che cosa sono. KLL.net si presenta così: non è un giornale online, non è nemmeno un'agenzia, piuttosto è una piattaforma di condivisione dell'informazione che prende spunto dai concetti di citizen journalism, appunto il crowdsourcing, cioè si finanzia con le persone, ovvero offre la possibilità a chiunque di proporre alla rete il proprio servizio giornalistico, video e testo, ed essere allo stesso tempo retribuito direttamente dagli utenti attraverso un sistema di pagamento sicuro e immediato. Quindi tu proponi un articolo, fai un articolo, tu non giornalista, uno chiunque, fa un pezzo, se piace ai lettori ti danno 10 euro. Questo modello finora appunto non mi sembra che abbia sfondato. Agora Vox nasce dallo tsunami del 2004, quando le prime notizie dello tsunami, le prime immagini furono quelle della gente che era lì, e allora si cominciò a dire, beh, allora non sono più i giornalisti che fanno informazione, è la gente che fa l'informazione. Sì, lì avevano la notizia perché ce l'avevano davanti, quindi il fatto di essere lì era l'elemento, insomma, che ti fa superare una relazione, non so, del New York Times, perché se sei lì in quel momento sei più bravo del New York Times, però non è detto insomma, che non servano più i giornalisti. Agora Vox in Francia è molto diffuso, in Italia insomma non più di tanto. Qui ci sono dei moderatori, che sono degli utenti che sono stati scelti dalla community, reporter che hanno fatto almeno di 4 articoli, vengono premiati, diciamo, nominati moderatori, e quindi possono scegliere quali articoli proposti dalla gente vengono pubblicati. Blasting News è una cosa del genere,
piattaforma online di social journalism che ti permette di scrivere e guadagnare fino a 150 euro per ogni articolo, a seconda di quanti lo vedono. Ecco, questi sono dei modelli, io non so quanto funzioneranno, per adesso non stanno sfondando, però sono, diciamo, in questo scenario, insomma, di difficoltà del vecchio giornalismo, di potenza dei nuovi mezzi, soprattutto nella condivisione dell'informazione, nel fatto che se tu sei lì in quel momento sei più bravo di Indro Montanelli perché hai il telefonino e vedi una cosa direttamente, e quindi tutta la burocrazia e la difficoltà di accedere alle informazioni verrebbe saltata da questo giornalismo diffuso fatto da tutti, è un elemento di discussione, insomma, dentro la nostra professione. Addirittura c'è chi parla di giornalismo 3.0 e di Ubernet, cioè non neanche più di Internet. A luglio sono stati mandati in orbita dalla Guyana francese 4 satelliti orbitanti per la comunicazione che vanno ad aggiungersi ad altri 4 già nello spazio. Alla fine anno potrebbero entrare in azione il progetto O3B, ovvero altri 3 miliardi, per consentire appunto altri 3 miliardi di persone connesse alla rete ad alta velocità. L'umanità quindi si appresta a fare un balzo da gigante con quello che alcuni chiamano la Ubernet, cioè la connessione totale, tutto il mondo connesso alla rete. E nel campo dell'industria giornalistica sta per mutare il concetto medesimo di giornalismo e di informazione. Miguel Omextea, che è un giornalista spagnolo specializzato in tecnologia, dice che il post-giornalismo è ormai alle porte, cioè lui dà per morto il giornalismo così come lo concepiamo. Dice: coloro che continuano a fare i quotidiani, come sempre quelli che fanno radio, telegiornali, dovrebbero guardarsi nello specchio del cambiamento, ed è possibile che non riuscirebbero a vedere nulla se lo facessero perché sono morti e non ne sono consapevoli. Solo i cambiamenti radicali portano in loro possibilità di sopravvivere al mondo che verrà, un mondo in cui la gente non si informerà di quello che succede dai media tradizionali, ma attraverso la rete. Questo è un po' il mito che si è creato della rete, che di fatto rende inutili i giornalisti, no? Ovviamente noi cerchiamo noi la vediamo un po' diversamente, ecco, poi vediamo anche qualche motivo per... Però sono scenari che vanno presi in considerazione, sono anche affascinanti, no? Ci sono 2 miliardi e 800 mila persone attive sulle piattaforme sociali, e sia Facebook che Google hanno entrambi piani per la connessione totale. Non solo delle persone, ma anche delle cose. IBM lo sa, Cisco lo sa, vi saranno almeno 50 miliardi di dispositivi tra loro connessi nel 2020, è una mutazione. Questi tratti li definisce così, questi cambiamenti del mondo dell'informazione che manderanno, diciamo, al cimitero i vecchi giornalisti, oppure i giovani che fanno il mestiere dei vecchi, e che faranno, diciamo, dell'informazione una cosa completamente diversa, in cui tutti sono di fatto giornalisti. I dati, dice sempre Omextea, sono la materia prima dell'economia digitale globalizzata, cioè tutto il sistema economico viene delocalizzato, dematerializzato, si riesce a creare mercati globalizzati e settoriali dove venditori e compratori si incontrano in spazi virtuali e digitali senza nessuna frontiera. Nuove gigantesche imprese verranno create per affrontare questi nuovi modelli di gestione dei dati, quindi una esplosione di informazioni che diventeranno, già sono, il più grande business che si sta aprendo e su cui si sono buttati ovviamente gli over the top, no? Cioè i grandi multinazionali digitali, Google, Facebook, Twitter, il trattamento di tutte queste informazioni personali, tra l'altro, cioè di cosa fanno le persone. La robotica avanzata avrà in questo processo un ruolo preminente. E i giornali? Ecco, le aziende di informazione saranno multimediali, multischermo e partecipative, saranno piattaforme sociali unite alle telecomunicazioni che creeranno marchi forti, affidabili, capaci di decodificare l'enorme massa di dati delle notizie del giorno per rendere comprensibile appunto il mondo, questa mole infinita di dati, il costante eterno cambiamento e la discontinuità. Quindi l'informazione come elaborazione di tutto questo flusso incredibile di informazioni di un mondo tutto connesso. Quindi una cosa completamente diversa da quello che fanno i giornalisti. Infatti queste aziende di informazioni, questi multinazionali, credo, intenda, che gestiscono le informazioni,
avranno giornalisti, ma soprattutto post giornalisti, cioè una professione di cantastoria di una realtà ampliata, vividissima, professione di organizzatori e analisti del caos, assistiti da una grande quantità di esperti pagati a pezzo, sarà l'informazione freemium, cioè tutti quanti faranno l'informazione e di fatto, insomma, mi pare non esisteranno più le redazioni come le concepiamo noi, in questo scenario che secondo molti sta accadendo adesso. L'intelligenza artificiale seguirà il lettore, l'utente, lungo tutto il percorso e gli somministrerà annunci pubblicitari che gli verranno cuciti addosso, personalizzati. A fronte di un esborso fisso mensile ci abboneremo non a un mezzo, ma a un articolato insieme di informazioni di nostro gusto e di interesse. Quindi ognuno avrà un giornale fatto su misura su di sé. Già Google News fa una cosa del genere. Se tu, chi conosce Google News, tu gli metti le cose che ti interessano, Google News ti fa una specie di selezione delle informazioni che interessano a te, ci fa un giornale personalizzato, senza bisogno di giornalisti, cioè un giornale automatico di selezione di informazioni che interessano a te. Una televisione connessa che ci mostrerà eventi in diretta, fiction di primo ordine oppure programmi iper specialistici. Questo già un po' avviene con la televisione digitale, sono canali tematici che trattano di una cosa, magari di un settore, no? E quindi non c'è più l'informazione generalizzata, cioè il vecchio giornalista che seleziona per te, ma c'è una micro selezione di informazioni su misura e quindi di fatto appunto il post giornalismo. Infatti, conclude, i giornali così come concepiti ieri non valgono più nulla, fanno un tipo di giornalismo da obitorio. Adesso dobbiamo creare il giornalismo di domani. Tutta la informazione in rete, la notizia esclusiva non esiste più. La notizia viene replicata, potenziata e moltiplicata, il fuoco è sull'informazione chiarificatrice, la quale riunisce i frammenti dispersi in questo Ubernet, in questo internet infinito, e la infinità dei dati per dare senso a ciò che sta accadendo davvero. Dalla notizia al significato, dal giornalismo al post-giornalismo. Quindi, secondo questa analisi, i giornalisti sono morti. L'ha detto anche qualcuno, qualche politico, insomma. Ecco, ovviamente non per fare una difesa di corporazione, anzi abbiamo detto prima che l'ordine giornalisti presenta dei problemi, insomma, per l'esclusione di alcuni e perché considera il giornalismo non abilitato, no, una specie di reato, però io mi sono chiesto, dopo questa analisi, mi sono chiesto, ma le notizie che poi condizionano la vita pubblica, il dibattito, se non le fanno più i giornalisti, da dove vengono fuori? Da Google? Da internet? Cioè, le ultime tre notizie che mi sono venute in mente, che hanno pesato molto sul dibattito politico, che hanno influenzato il governo, che hanno costretto dei ministri o dei primi ministri a dare delle risposte, che hanno messo in difficoltà grosse aziende, le hanno tirate fuori questi vecchi giornali che, secondo questa analisi, sono morti. La notizia delle indagini, per esempio, sulle tangenti di Eni, scoop di Corriere della Sera del 12 settembre, Luigi Ferrarella, quello che potremmo dire un giornalista 1.0, è un vecchio giornalista bravissimo che passa le giornate al Tribunale di Milano, che ha straordinarie fonti nella Procura di Milano, i cui mezzi sono, credo, più tecnologici, sono la biro e il telefono. Credo, insomma, so come lavora, è un vecchio giornalista che lavora nel vecchio modo, cioè ti fai delle fonti, ti rendi credibili per queste fonti che possono essere, so, il procuratore capo di una repubblica o degli avvocati influenti o dei partiti politici, dei leader di partito, e in questo modo hai delle notizie prima degli altri e quindi fai degli scoop. Qui la rete c'entra pochissimo. C'entra il vecchio lavoro che fanno i giornalisti. Un'altra notizia che è stata molto dibattuta e che è una di quelle notizie, diciamo, che ti svegli la mattina e dici questo l'avessi fatto io, questo ha fatto uno scoop, il crollo degli iscritti al PD, uno scoop, diciamo, di Repubblica, Goffredo De Marchis è un collega, anche lui 1.0, nel senso è un collega che, un cronista parlamentare bravissimo, che fa spesso dei pezzi alle cose prima degli altri, anche lui fa un lavoro, diciamo,
vecchio, nel senso va in Parlamento, parla con quello, parla con quell'altro, si è creata una credibilità nell'ambiente per cui anche un politico si fida a dare un'informazione perché sa che non gliela usa contro di lui, oppure perché sa che la tratta nel modo giusto, cioè non la distorceranno, non la metteranno in un modo, non la manipoleranno. Quindi tutte cose che ti crei con la fiducia e col lavoro quotidiano, un lavoro diciamo in cui anche qui la rete, Facebook, non contano assolutamente niente. Quindi i vecchi giornalisti, nonostante appunto le previsioni di morte, fanno ancora delle cose che la rete non fa. Altro scoop, questo del Sole 24 Ore, il TFR in busta paga, l'idea del governo di mettere il TFR in busta paga, se ne è parlato da quando è uscito questo pezzo che se ne parla. Questo è stato un pezzo, uno scoop del Sole 24 Ore, della carta, non di Google. E anche qui immagino, credo, con le fonti che Confindustria ha negli ambienti governativi su quello che vuole fare il governo che riguarda le aziende, cosa su cui Confindustria, ovviamente, giornale proprietario del Sole 24 Ore, ha molta sensibilità, e quindi anche qui c'è sempre il rapporto, il vecchio giornalismo che fa il lavoro col telefono e con il rapporto con le fonti. Questo perché? Perché abbiamo visto, diciamo, quanto può servire la rete per potenziare il lavoro che fanno i giornalisti, perché mette a disposizione dei dati che altrimenti non avrebbero, con dei siti che fanno questo lavoro che i giornalisti non avrebbero né voglia né tempo di fare, mettere insieme, elaborare tutti questi dati. Però, diciamo, molti giornalisti vecchio tipo, diciamo anche io, pensano che questo mito della rete e il fatto che la rete tolga il ruolo ai giornalisti, che sia meglio così perché tanto i giornalisti non servono a niente, raccontano il falso, disinformano, eccetera, ecco, secondo me è sbagliata, cioè ci si fa un'idea sbagliata e poi si viene anche fregati da gente che ha molto più potere dei giornalisti, tipo quelli che hanno i proprietari di Facebook o Google. Questa analisi del vice direttore Italia Oggi, molto dura contro internet, l'ho riportata in queste slide, e poi chi di voi pensa che sia sbagliato, poi ne possiamo parlare. Scrive Longoni: internet sta cambiando radicalmente il mondo dell'informazione, una rivoluzione appena iniziata che potrebbe avere effetti sociali più dirompenti di quelli provocati dall'invenzione della stampa. Online le notizie viaggiano in modo molto più veloce e a costi decisamente più bassi. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia. Insieme all'informazione si diffonde in modo altrettanto rapido ed economico anche la disinformazione. Anzi, sembra che in questo campo valga il principio per cui la moneta cattiva, cioè la disinformazione, scaccia quella buona. Internet, rispetto ai giornali, è un altro pianeta. Qui le notizie si pubblicano prima di verificarle, molto spesso, non sempre, perché tutti vogliono arrivare prima dei propri concorrenti. Cioè, i giornali hanno, i quotidiani hanno ancora, hanno 24 ore per fare a gara con gli altri giornali. I giornali online si giocano sul secondo, come anche facevano le agenzie, però i giornali online parlano a tutti, le agenzie le vediamo solo noi, e quindi quando hai una notizia bella che ti sembra vera, e pubblicarla ti fa fare uno scoop rispetto a pincopallino.it, tendi a pubblicarla, magari senza fare le verifiche ti porterebbero a pubblicarla dopo due ore. Quindi le notizie si pubblicano prima di verificarle, tanto a correggere si va sempre in tempo, la carta non la cambi, rimane lì, internet fa una modifica, in due minuti è cambiato, il pezzo sbagliato diventa giusto. Se il giornalista si accorge che circola una notizia importante, anche se la ritiene falsa, spesso è costretto a pubblicarla per evitare di avvantaggiare un suo concorrente. Perché qui non ci sono lettori affezionati che ti acquistano in edicola, ma solo navigatori che entrano ed escono dal tuo sito. E più contatti fai, più ha valore dal punto di vista pubblicitario. Quindi questo è, diciamo, un editoriale molto anti-internet, però secondo me tocca dei punti veri. Siccome queste sono le uniche entrate disponibili per la maggior parte dei siti, abbiamo visto quelli che fanno pagare, la gente non ci va, vanno quelle gratis, pur di avere visitatori non si va troppo per il sottile. E c'è pure chi le notizie, invece di andarsene a cercare, trova più comodo inventarsele, costringendo tutti gli altri a venirgli dietro. Anche perché più sono fantasiose, inverosimili e pruriginose, più fanno audience,
È un circolo vizioso che rincorre e giustifica in modi più triviali i pregiudizi più diffusi e le situazioni più oscene. Tutto è lecito in questa corsa ad evitare un maggior numero di utenti. Anche sui social media tradizionali i giornalisti commettevano e commettono errori o negligenze, subiscono le pressioni della politica e dei poteri forti, tendono a enfatizzare, soprattutto nei titoli, tutto ciò che viene pubblicato, ma quello che si stampa in qualche modo viene consegnato alla storia. Non si può più cambiare e chi lo scrive lo sa bene. E se sbaglia ne risponde spesso in tribunale, rischiando risarcimenti da centinaia di migliaia di euro, a volte di milioni di euro. Questo, secondo me, è un altro aspetto che non viene mai citato in questo dibattito digitale, più libero, carta stampata, servi dei poteri forti, degli editori, eccetera. Ecco, in realtà noi subiamo un deterrente spaventoso, che è quello delle querele. Cioè, se tu scrivi che uno è spettinato, quello ti può querelare e va in tribunale. Io sarò anche sensibile perché l'altro giorno ho fatto un'udienza di un processo per diffamazione in cui scrivevo una cosa che, insomma, pensare di essere condannato per diffamazione per una cosa del genere è cosa ridicola, però noi abbiamo frequentissime querele per diffamazione, per le cose minime, e quindi abbiamo il terrore di scrivere una cosa sbagliata, e quindi questo ti fa controllare le cose mille volte. E c'è questo dato interessante, cioè quante querele arrivano a chi fa informazione, divise per testata. Queste sono statistiche della Corte d'Appello di Milano su sentenze del 2012. Testate giornalistiche 84%, internet 10%, TV ancora meno, libri e comunicati di stampa non li querela nessuno, fortunatamente. Ma vedete le testate giornalistiche, quante querele hanno in più di internet? Le testate, per nostra disgrazia, sono i quotidiani nazionali all'85%, settimanali, periodici, eccetera. Quindi i giornali prendono una marea di querele in più rispetto ai giornali online, ma non perché i giornali scrivono delle cazzate e i giornali online invece scrivono rigorosi e non scrivono mai cose sbagliate o non diffamino, ma perché chi si sente minimamente sfiorato da un giornale, primo, sa che dietro quel giornale c'è una proprietà che un po' di soldi li ha e quindi c'è una possibilità di portarlo in tribunale. Secondo, ti rintracciano subito, perché spesso un blogger, non so, non si sa chi è, o è un commento a un sito, insomma, quindi tu sei facilmente identificabile, sei iscritto a un albo, sei un dipendente di una società e dietro c'è uno che paga. Molto spesso i giornali fanno dei risarcimenti spaventosi, è una delle voci che fanno crollare i bilanci dei giornali, e quindi i quotidiani sono invasi da richieste di querele molto spesso temerarie, cioè gente che cerca di avere 10.000 euro querelandoti, però tu ti devi poi fare un processo. E questo perché, diciamo, se i giornalisti hanno dei privilegi, hanno anche delle sfighe, nel senso che i giornalisti online, chi scrive delle cose online, diciamo, è trattato meglio dalla legge rispetto a noi. E scrive Carlo Mezzi de Ril in questo libro: la pena prevista dall'articolo sulla legge della stampa per la diffamazione è la reclusione fino a 6 anni. Cioè, se tu diffami qualcuno per un giudice, possono mandarti in galera per 6 anni. La diffamazione invece applicabile all'informazione online è regolata da un altro articolo, e prevede che se l'offesa è recata con mezzo alla stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità è ridotta da 6 mesi a 3 anni. Quindi online, se tu diffami, hai la metà della pena rispetto a uno che diffama sulla carta stampata. Cioè, come se il codice della strada dicesse: se tu hai l'auto blu, se tu hai la Mercedes e passi col rosso, ti prendi 1.000 euro di multa. Se hai la Renault, 500. Cioè, non si capisce per quale motivo. Cioè, noi facciamo delle leggi speciali contro la carta stampata. La sentenza della Cassazione ha previsto, per esempio, la non applicabilità all'internet di un articolo del codice penale sulla responsabilità del direttore. Cioè, il direttore di una testata cartacea, se nella breve a pagina 58 c'è scritto una cosa che viene considerata una diffamazione, è condannato per omesso controllo, perché la legge dice che lui deve sapere tutto quello che viene pubblicato su un giornale, cosa che non avviene, perché non è che si leggono tutti i giornali del direttore, infatti si beccano una marea di condanne per omesso controllo. Questo non vale per il direttore di un giornale online.
L'articolo che punisce il direttore che omette il controllo sull'operato dei propri giornalisti nel caso in cui uno di essi commette il reato è un articolo che si applica solo alla stampa. E la stampa cos'è? Questo lo dice sempre l'avvocato Melzi de Ril, lo dice l'articolo 1 della legge. Sono considerate stampe o stampati al fine di questa legge, cioè quella che condanna il direttore per ogni riga sul giornale, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici destinate alla pubblicazione. Questo porta di fatto che le disposizioni incriminatrici, le aggravanti sulla legge della stampa, non si applicano alla rete. Dice Melzi de Ril, questo facendo un passaggio ulteriore significa che chi scrive in rete, se commette dei reati, è punito meno severamente di chi scrive sulla carta. Quindi bisognerebbe alleggerire le pene e per esempio togliere forse la galera per chi diffama, però non si capisce francamente il motivo per cui sulla carta stampata sei un criminale da mettere in galera e su internet no. Questo anche perché i social soprattutto, se è vero che spesso hanno delle cose, delle notizie prima degli altri, spesso su Twitter hai delle cose che in agenzia non ci sono ancora, i politici, Renzi soprattutto e la nuova generazione, scrivono prima le cose su Twitter prima di dirle come facevano prima al giornalista dell'Ansa o al loro addetto stampa per fare il comunicato stampa. Quindi internet e i social network danno un servizio enorme all'informazione, però pongono anche dei problemi rispetto al giornalismo, alle regole del giornalismo. Secondo una ricerca 2014 del World Economic Forum, tra i 10 pericoli maggiori del nostro tempo c'è la diffusione di bufale, capaci di disorientare il dibattito politico dei temi reali, la borsa, questo scrive il World Economic Forum, e i mercati dell'economia concreta, e sviare l'opinione pubblica su miti come l'AIDS, non legato all'HIV, i vaccini che diffondono l'autismo, le scie chimiche, eccetera. Ma perché la rete diffonde così tante false notizie, pur diffondendo molte notizie? Questa non so se l'avete mai vista, era la notizia del senatore Cirenga, che a un certo punto girava su Facebook, e ovviamente c'era sempre l'aspetto polemico contro l'informazione, cioè come mai i giornali non parlano, voi giornalisti non parlate di questa cosa e parlate invece di Belen e non informate gli italiani, cosa che noi i giornalisti si sentono dire continuamente, no? Spesso solo perché non parliamo di una cosa perché è una stupidaggine, che non è vera. Questa cosa diceva che il Senato italiano aveva approvato con 257 voti a favore e 165 astenuti il disegno di legge di questo senatore Cirenga che prevede la nascita di un fondo per i parlamentari in crisi, e quindi una specie di TFR per i parlamentari in crisi, che prevede lo stanziamento in questa legge di 134 miliardi di euro da destinarsi a tutti i deputati che non troveranno lavoro nell'anno successivo alla fine del mandato, quando i malati di SLA eccetera non hanno i soldi. Questa notizia è diventata virale sui social network, ha avuto 35.000 condivisioni nel giro di due giorni ed era ovviamente una stupidaggine. Non è vero che bastava fare una somma tra i voti e il Senato ha 315 senatori, non ne ha 580, e 134 miliardi sono un decimo del PIL italiano, è una cifra che nessuna legge può stanziare per una cosa del genere. Soprattutto non esiste il senatore Cirenga, bastava andare sul Senato, andare alla C e vedere che non c'è. Come mai? Cioè, di stupidaggini ne generano tante, e capire perché succede così tanto con l'informazione 2.0 o con la disinformazione 2.0. Se l'ha chiesto un team universitario in una ricerca che si chiama Attenzione collettiva nell'età della disinformazione, studiando cosa facevano 2.300.000 persone con Facebook durante la campagna elettorale italiana del 2013. Ecco, i risultati arrivano a negare l'idea dell'intelligenza collettiva e a tirar fuori piuttosto la demenza collettiva, cioè la credulità collettiva che si esercita con i social network molto più di prima.
seguaci delle teorie del complotto, per esempio, credono che il mondo sia controllato da persone, organizzazioni onnipotenti e interpretano ogni smentita alle proprie opinioni come una manovra occulta degli avversari. Cioè, molto spesso questi gruppi che diffondono queste informazioni, se tu chattavi con uno che metteva la cosa del senatore Cirenga e dicevi che era falsa, a meno appunto di non mettere davanti i dati di fatto, la prima reazione è che non è vero che è falsa, sei tu che vuoi nascondere una verità, che perché la disinformazione, eccetera. La prima reazione è sempre questa qui. Gli attivisti online via Facebook, dice questa ricerca, evitano di confrontarsi con fonti che contraddicono le loro versioni, persuasi che spargano falsità per interessi spregevoli. E Wired, che è una rivista che analizza il mondo del digitale, racconta di questo esperimento che ha fatto questo giornalista che si chiama Craig Silverman, per stimare quante informazioni false passano dalla rete. E ha creato Emergent, che è un strumento che traccia la diffusione di argomenti falsi. E secondo Emergent esistono notizie non verificate su tutta la rete, e quello che colpisce è che le smentite circolano in modo molto inferiore rispetto alla iniziale falsità. Cioè, anche se non è vero, è bello credere che sia vero e rimane vero anche se è stato smentito. Non è forse molto più appetibile una falsità che una smentita? Ne è un esempio concreto la notizia del 22 settembre, secondo cui questa tizia si era fatta mettere il terzo seno. Questa è una bufala, ma è stata condivisa 180.000 volte. Però può essere condivisa, non tutti, diciamo, appunto, non tutti fanno i giornalisti, per cui quando condividono una cosa su Facebook hanno il tempo di andare a cercare se è vero o no, la condividono. Però è interessante che la smentita è stata condivisa nemmeno da un terzo delle persone che hanno condiviso la bufala. Quindi, diciamo, ci sono notizie, false notizie, che sono talmente belle che ci crediamo anche se sono false, e i social network amplificano in modo spaventoso la diffusione di false notizie. Questo fondatore di questo sito americano, un sito di video, di informazioni, si chiama Eli Pariser, ha parlato in questo libro del filter bubble, cioè della bolla filtro, e ha creato un grande dibattito. Si chiedeva in questo libro che cosa nasconde internet alle persone che stanno su internet. Questa bolla informativa ha tre caratteristiche. Viene usata negli algoritmi di Google, per esempio, negli algoritmi di Facebook. Cioè, se tu cerchi un'auto usata, ti accorgi che dopo aver fatto quella ricerca, Google ti fa vedere delle pagine, non so, l'olio dei motori o i pneumatici, con più facilità, te le mette prima queste notizie, queste pagine, a seconda della ricerca che tu hai fatto prima, perché c'è un algoritmo che seleziona le informazioni che potenzialmente ti interessano come acquirente su internet, perché malgrado, diciamo, la rivoluzione che stanno portando questi nuovi sistemi di organizzare l'informazione, come Google, che è ormai il più grande player pubblicitario al mondo, quindi vale 10.000 volte tutti gli editori italiani, eccetera, quindi il vero gigante. E Google è un soggetto commerciale, cioè la finalità di Google non è quella di informare la gente, è quella di vendere pubblicità e quindi organizzare le pagine internet in modo che i suoi inserzionisti vendano di più. E lo stesso fa Facebook. Questo crea, dice Pariser, una bolla informativa dentro cui tu sei come utente su internet senza accorgertene. Le caratteristiche sono queste di questa bolla, cioè ogni bolla informativa è modellata a seconda dei gusti del singolo utente, è ricostruita sulle preferenze dell'utente ricavate dalle ricerche che fa su Google, dalle cose che compra su Amazon, eccetera. Seconda caratteristica, questa bolla è invisibile. Google è apparentemente neutrale, no? Cioè è una pagina bianca dove c'è scritto cerca e sembra che tu hai tutto il potere di decidere che cosa sapere, che cosa vedere, no? In realtà
non è vero, cioè Google ti sta facendo vedere quello che vuole lui. Questa apparente neutralità di Google rispetto per esempio ai giornali, perché tu dici il giornale è schierato, è di sinistra, di destra, mi racconta le cose da un punto di vista, Google invece no. E invece questa neutralità apparente di Google è molto più pericolosa per la trasparenza di informazioni in generale. Inserisco un termine, ottengo un risultato, è tutto meccanico e la meccanica funziona allo stesso modo per chiunque, quindi Google mi dà quello che io ho cercato, non mi sta condizionando, in realtà mi sta facendo vedere il mondo come vuole lui. E tu non scegli di entrare in una bolla, cioè se compri Libero, se compri Repubblica, tu scegli di avere le cose viste da un punto di vista e lo sai, e quindi sai già che la notizia è stagliata in un modo e hai gli strumenti, diciamo, per cercare anche di vederla in un altro modo. Se fai le ricerche invece su internet, magari non lo sai, eppure ti stanno modellando le informazioni in un modo che non sai. C'è stato fatto un esempio, un esperimento proprio su come le informazioni uscivano e venivano organizzate su internet su lo scontro a Gaza tra israeliani e palestinesi, quello di queste settimane. Questo l'ha studiato questo osservatore, questo studioso, si chiama Gilad Lotan, che dice: stiamo costruendo un motore di propaganda personalizzata che forniscono agli utenti contenuti che li rassicurano e cancellano le parti scomode. Nella sua analisi, Lotan mostra come l'effetto di questa bolla sia concretamente percepibile nel racconto mediatico che è stato fatto del conflitto a Gaza. In sostanza, i filo israeliani parlavano su internet con i filo israeliani, i filo palestinesi con i filo palestinesi. Non stupisce che si scorgano nettamente, con l'elaborazione che Lotan ha fatto delle interazioni via Twitter tra utenti di Twitter su questo hashtag, diciamo, su questo tema, due campi distinti, cioè due fazioni, che però appunto non sapevano di essere organizzati in fazioni, per cui tu parli con uno più probabilmente che ha la tua opinione rispetto a uno che c'ha un'altra. E ha organizzato in modo grafico queste due fazioni, le interazioni su internet fra filo palestinesi e filo israeliani. Il grafico è questo qua. Vedete, a sinistra i filo israeliani e a destra i filo palestinesi. Questa specie di nube è il risultato di tutte le interazioni fra un utente di Twitter e un altro, che retweeta qualcuno, che mette in conoscenza qualcuno. Si vede che quelli che pensano che Israele sia criminale parlano con quelli che hanno la stessa opinione, condividono le stesse cose fra di loro, perché sono portati dagli algoritmi a vedere quelli. È la stessa cosa i filo israeliani. E del resto, se le fonti israeliane non riportano quasi la notizia sui loro giornali e sui siti loro, non stupisce che manchino interazioni fra i media filo israeliani e una parte consistente dell'opinione pubblica. Quindi si intensificano le relazioni fra i filo palestinesi e tutta una serie di testate che invece riportano la notizia. Per cui quelli che riportano notizia, BBC per esempio, riportano notizia che invece gli israeliani non danno, entrano in interazione con gli anti-israeliani, che invece parlano di quella cosa. Quindi si creano delle connessioni a livello informativo, anche con delle testate che sono dentro i social network, per cui viene polarizzata l'informazione in un modo che non ha mai successo con la polarizzazione, diciamo, dell'informazione cartacea, per cui c'è quello di destra, quello di sinistra, vanno in edicola e il lettore si fa un'idea. Lo stesso si verifica su Facebook e Instagram, prosegue l'autore, che dice: stiamo parlando soltanto a persone come noi. Ecco, io con questo volevo diciamo, mettere un po' di far vedere gli aspetti critici che internet sta portando nel mondo dell'informazione, e che, diciamo, spesso la mitizzazione di internet, che si accompagna sempre all'idea che i giornalisti, ma chi se ne frega dei giornalisti, non servono a niente, lasciamoli perdere, facciamo tutto in rete, mettiamo tutto in rete e basta, in realtà attribuisce ai padroni della rete, perché non è che la rete è libera, la rete c'ha dei padroni, un potere spaventoso che forse
alla fine, diciamo, è meglio attribuire ai giornalisti, che almeno sai chi sono, hanno una, voglio dire, una loro professionalità, e se non ti piace cambi giornale. Ecco, ecco, io adesso lascio spazio a chi vuole intervenire su alcune cose. Questi sono i consigli per gli acquisti, che parlavamo di pubblicità, e il libro, diciamo, da cui ho tratto un po' dei dati sulla pubblica amministrazione, eccetera, di cui abbiamo parlato, e basta. Insomma, se qualcuno vuole intervenire, lo sentiamo, anche se si alza, se vuole fare una domanda, o se vuole venire qua, uguale. Parlano ai giornalisti persone che non sanno quel lavoro che fanno, che è un lavoro pesante di verifica. Molto spesso tu hai una cosa che sembra bellissima, che magari ti porterebbe dei lettori che dicono: bella questa la notizia del senatore Cirenio, bellissima, però se lo scrivi stai facendo un cattivissimo servizio di informazione. E la gente online che ha un sito magari non si pone questa domanda. Un giornalista sì, perché non perché sia un eroe, ma perché si costruisce la sua credibilità così, e quindi essendo tu credibile è più facile che tu faccia degli scoop, perché cominci a essere conosciuto, le persone importanti che hanno le notizie, un magistrato importante, cioè giornalisti giudiziari che sono diventati famosi, Travaglio, la Sarzanina, il Corriere, sono diventati famosi perché il campo in cui lavorano i magistrati hanno visto che sono autorevoli, che scrivono pezzi informati, che sono autonomi, e quindi che sono dei giornalisti professionisti con un profilo, diciamo, di autonomia e di credibilità, ed è quello che ti fa avere le notizie. Quindi tu ti costruisci faticosamente una credibilità che ti fa poi emergere rispetto agli altri giornalisti, magari ti fa una proposta di lavoro in un giornale più importante, fai una carriera. Quindi c'è una prospettiva della tua professione che si fonda sulla qualità del lavoro che tu fai. Invece su internet non è la qualità che premia, ma il traffico, la quantità di persone che ritwittano, i siti internet che dicono di fare informazione e spesso attaccano noi, se vai a vedere, copiano o noi o spesso scrivono delle corbellerie pazzesche, tanto nessuno li querela. Quindi secondo me ci sono. Il vero problema, cioè io sono convinto che la crisi sia degli editori, non dei giornalisti, cioè i giornalisti non sono in crisi, non ci sono mai stati così tanti lettori di notizie come adesso, cioè prima la tua notizia leggeva solo quello che andava in edicola a comprare il tuo giornale, adesso la legge quello che la rassegna stampa alla radio, quello che la condivide su Facebook, c'è una marea di lettori, cioè un pezzo tuo lo leggono 5 milioni di persone confronto alle 100.000 di prima. Però gli editori sono in crisi perché non hanno ancora capito come tenere in piedi le aziende solo con internet. E quindi stanno tenendo in piedi ancora i giornali, sapendo che è un business che sta morendo, perché l'edicola ormai non c'è, una cosa del passato, però non hanno ancora capito come guadagnare con internet. E quindi noi ci troviamo su una barca che il proprietario della barca non sa più come fare a mettere la benzina sopra, ma non siamo noi in crisi. Ma in questo momento per chi verrà io mi butterei sull'online, però facendo un tipo di lavoro che è quello che fanno i giornalisti vecchi, perché
Vedo molti siti che vivono del video simpatico che fa ridere, eccetera, però così magari generi del traffico, ma non genererai mai un giornale vero. Per farlo devi fare lo stesso lavoro che fanno i vecchi, anche se magari è arcaico. Bisogna imparare, sì, bisogna imparare il vecchio mestiere che è sempre quello, cioè usare più le scarpe di Facebook, secondo me serve più le scarpe di Facebook e il telefono che non il web per avere le notizie, per uno che vuole fare il giornalista. Sì, sul locale. Sì, infatti il giornalismo locale online, cartaceo funziona, il giornalismo cartaceo regge ancora, proprio perché dà informazioni, dà notizie, cioè rispetto a questi scenari del post giornalismo in cui le notizie non contano più, invece secondo me la notizia cioè se i giornali sono delle panetterie, la notizia è il pane, e il pane si venderà sempre, le notizie si venderanno sempre, appunto i giornali locali, che fanno un'informazione ancora più vecchio stile. Perché il giornale locale sta resistendo molto meglio del giornale nazionale, appunto perché dà un'informazione utile prima degli altri, cioè i siti internet finora di scoop ne hanno fatti pochissimi, li fanno sempre i vecchi giornali, però sicuramente la carta è una cosa arcaica, quindi bisogna trasferire il vecchio giornalismo sul digitale quando gli editori si sveglieranno e per esempio cominceranno a chiedere dei soldi a Google. Allora, è vero che... Certamente non penso che la professionalità cambi tra il cartaceo e l'online. Io mi faccio una... Io sono un editore, sono anche un collega nella televisione web. Noi abbiamo notizie online, però se non insieme non sono altro che il giornale di giorno dopo il riassunto dell'aggiornamento che abbiamo potuto fare. Ma io vedo che molto spesso invece sono i siti che sono il giornale del giorno dopo rispetto alla carta stampata, cioè l'informazione locale, sì, ma anche non locale, cioè se adesso c'è un terremoto a Udine, siamo lontani, online lo dicono prima dei giornali che secondo me ne dicono ovviamente, ma la velocità del dare una notizia non è tutto il lavoro che fanno i giornalisti, cioè io parlo delle notizie esclusive, delle notizie che degli scoop, quelli io osservo che sono fatti 99% delle volte dai vecchi giornali, ma non perché siano più bravi i giornalisti della carta stampata, ma perché secondo me c'è dietro sempre la ragione economica, cioè i giornalisti con più fonti, con più esperienza, lavorano ancora nelle vecchie redazioni perché sono quelle che pagano ancora meglio, perché ci hanno dietro ancora i vecchi editori. Quando l'online sarà in grado di strappare Travaglio, la Sarzanini, Gian Antonio Stella, insomma i grandi giornalisti, avranno gli scoop prima dei giornali, ma è difficile che succeda finché appunto non c'è un modello economico che rende il giornale online, il nuovo modello diciamo di business del giornale online che permette ai giornalisti professionisti di migrare dalla carta stampata al giornale online, perché i giornali online ancora hanno un tariffario ridicolo, per cui cioè, pezzi pagati 10 euro, 5 euro, io proprio faccio un ragionamento economico, attirano giovani che tentano di fare giornalisti e che accettano di prendere 5 euro perché
vogliono far vedere quanto sono bravi. Questo accade anche nella reazione dei giornali. Sì, sì. Che online ci sono giornalisti meno bravi. Dico che finora il modello economico ancora più solido è quello vecchio e quindi questo è, diciamo, disincentiva la qualità sull'online, ma l'unico modo è trovare un modo per retribuire l'online. O pagano i lettori, d'altra parte il lavoro si paga, cioè se un giornalista fa un lavoro o se uno appunto ha un'immagine, un video esclusivo che non ha nessun altro di un fatto appena successo come l'incidente in Formula 1, quello è una cosa che si vende e quindi bisogna anche pagarla. Se invece l'idea è che gratis, è tutto gratis online... Tornando su quello, le vostre immagini sono state per le critiche, sono andate a vedere quando c'è stata l'esplosione della bomba di Elisabeth, sono state assolutamente... Punto. Diciamo consapevolmente accettiamo per quanto riguarda la normativa italiana. Non sei più proprietario. Sono commerciali di YouTube, non sono più neanche che posso vedere gli originali, però i miei originali basta inserirli in quel modo, comunque rivendere gli italiani, non c'è più il discorso del diritto. L'unico modo per il web è appunto delle piattaforme online. Io sto anche sperimentando, il problema che abbiamo sempre su quello, nel senso che i profitti dell'editoria online ci saranno nel momento in cui si vorrà migrare realmente. Certamente continuare adesso così, avendo una parte che può essere un bilanciamento tra il cartaceo e l'online, non riusciremo ad andare tanto avanti né da una parte né dall'altra, perché le immagini si stringono sempre di più, e non abbiamo considerato tutta quella parte di gente e di colleghi che gli scrive anche direttamente sui profili di Facebook che bypassa sempre andare, se vogliamo, cartaceo che è il sito internet per Per esempio in Francia
hanno affrontato questa cosa in un altro modo, cioè hanno chiesto a Google di pagare, perché Google, Facebook e YouTube moltiplicano il loro traffico con le notizie che non pagano, però né Google né Facebook non danno un euro alle notizie che però generano una marea del loro traffico e quindi i loro soldi. Gli editori francesi hanno chiesto a Google dei soldi, gli editori italiani no, anche perché poi non paga neanche le tasse in Italia Google, quindi insomma, almeno chiede dei soldi per se fanno 50 milioni di pagine viste col nostro lavoro, magari retribuirlo. Insomma. È una strada che in Francia hanno intrapreso, secondo me in Italia è l'unica, perché o chiedi soldi ai lettori o lo chiedi ai motori di ricerca. Vabbè, abbiamo finito, grazie della pazienza e arrivederci domani per gli altri appuntamenti.